Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ho ricevuto un pacco enorme da TechTechTech, un'azienda con cui collaboro da un paio d'anni, ma se mi seguite già lo sapete. In questo video apriremo insieme questo pacco anche perché uno di voi avrà l'occasione di portarselo a casa. Vediamo subito di cosa si tratta. Ha da poco lanciato sul mercato un nuovo prodotto. Sto parlando dell'Holisten 3, un altoparlante moderno che offre un suono nitido e mi ha dato l'opportunità di provarlo. Il prodotto arriva all'interno di questo scatolone provvisto di maniglia. Apriamolo subito per vederne il contenuto. Ecco qui. Troviamo subito lo strato di polistirolo protettivo. E qui in alto è disponibile subito il manuale delle istruzioni in 5 lingue: inglese, francese, italiano, tedesco e spagnolo. È chiaro e intuitivo. Troviamo anche le due cartoline della garanzia, l'altoparlante che è ben imballato, eccolo qui, di cui vi parlerò tra poco, e poi questo scatolino bianco. Tolgo la scatola che non mi serve. Vediamo cosa c'è all'interno. Allora, ci sono vari accessori. L'alimentatore, poi il cavo audio, che non sto ad aprire, ma insomma è un semplice cavetto, e infine il telecomando. Ognuno è impostato singolarmente. Ma torniamo a parlare dello speaker. Il piedistallo e la base molto ampia sono fatti in alluminio. Sulla parte frontale abbiamo i pulsanti che consentono di controllare il nostro altoparlante. C'è il tasto di accensione, i due pulsanti che consentono di alzare o abbassare il volume della musica, il tasto che consente di variare le modalità di funzionamento e un LED che ne indica lo stato. Sul retro ci sono due porte, una per inserire il cavo audio e l'altra per inserire l'alimentatore. La parte superiore ha una forma allungata e tondeggiante, ricorda quasi una lampada da tavolo. È fatta in plastica con questo effetto legno meraviglioso che la rende moderna e molto raffinata. La parte sul retro, invece, ha questa forma tagliata in quanto ospita il subwoofer. Mentre davanti, all'interno di questa retina, ci sono due altoparlanti da 5 watt. Lo speaker si controlla mediante questo piccolo telecomando di colore bianco. È molto intuitivo, c'è il tasto di accensione, quello per togliere il volume, i due tasti che consentono di cambiare la traccia audio, di mettere in pausa oppure riprendere la musica, e poi ci sono altri tasti funzione. In quanto questo altoparlante ha tre modalità di funzionamento. Può quindi funzionare tramite il cavo audio, oppure tramite il wifi del vostro telefono, o ancora tramite il wifi di casa vostra collegato al router. Utilizzare lo speaker nelle due modalità wifi è davvero semplicissimo. Vi basterà scaricare l'app Muso sul vostro smartphone. Quest'app è gratuita e compatibile sia per iPhone che per Android e vi consente di riprodurre delle tracce audio che avete presenti sul vostro cellulare, oppure da servizi in streaming come Spotify, o ancora di ascoltare la web radio. L'Holisten 3 supporta anche il protocollo DLNA, potrete quindi riprodurre delle tracce audio che avete sui dispositivi collegati in rete. Questo speaker è anche multicamera, ciò significa che se avete due o tre altoparlanti potete posizionarli in locali diversi di casa vostra, in modo tale da ottenere un effetto audio pazzesco. Per di più potete decidere se riprodurre la stessa traccia audio oppure diverse tracce audio. Vi basta connettere gli altoparlanti al wifi e il gioco è fatto. In ogni caso, per conoscere tutte le caratteristiche tecniche dell'Holisten 3 vi basta dare un'occhiata al mio blog www.giadamilleesperienze.it, dove trovate un articolo approfondito. Vi lascio il link qui sotto nell'info box. Allora ragazzi, dopo questa breve ma intensa presentazione è arrivato finalmente il momento di svelarvi come fare per partecipare al giveaway. Lo so che non aspettavate altro. Partecipare è davvero semplicissimo. Dovete essere miei iscritti da prima della pubblicazione di questo video, in quanto il mio intento è quello di premiare una persona che mi segue da tanto tempo e che effettivamente mi sostiene. La vostra iscrizione deve necessariamente essere pubblica, in modo tale che quando andrò ad estrarre il vincitore posso verificare da quando siete iscritti. Inoltre dovrete lasciare un bel mi piace a questo video e un commento qui sotto a tema viaggi, così più avanti organizzerò un Ask Giada in cui risponderò a tutte le vostre domande.
L'estrazione del vincitore la potrete seguire sulla mia pagina Facebook Giada Mille Esperienze il 2 maggio alle ore 20, quindi mi raccomando mettete mi piace alla pagina. Spero che questa iniziativa vi piaccia e auguro a tutti voi che partecipate buona fortuna. In ogni caso vi ringrazio uno per uno per sostenermi ogni giorno, mi fa veramente piacere ricevere tutti i vostri commenti, mi fa piacere quando mi cercate su Facebook oppure su Instagram e spero che giorno per giorno cresceremo sempre di più. Se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, non perdete l'occasione perché sicuramente più avanti organizzerò altri giveaway del genere. Il video di oggi termina qui e come sempre vi aspetto venerdì alle 19 con un nuovo video. Ciao!